Per qualcuno sembrerà antipatico il mio ultimo video sull'eco bonus del 110%, forse perché nessuno l'ha ancora detto. Allora oggi cercherò di dirlo in parole ancora più semplici. Quello che sta succedendo è che in queste settimane tutti i giornali dicono che grazie all'eco bonus del 110% e alla cessione del credito sarà possibile rendere la tua casa più efficiente dal punto di vista energetico gratis e che tutti possono accedere a questa cosa. Premesso che tutto questo è vero, cioè che è vero che tu puoi rendere la tua casa più efficiente dal punto di vista energetico grazie a questo ecobonus, è che è vero che tutti possono avere accesso a queste detrazioni fiscali oppure alla cessione del credito, quello che però non torna sono i numeri. Io sono un ingegnere, quindi mi piace guardare i numeri e fare dei conteggi. In Italia siamo milioni di famiglie che hanno una prima casa dove poter mettere mano e renderla più efficiente, voglio dire magari fare un cappotto, sistemare gli infissi, fare un impianto di ventilazione meccanica, il fotovoltaico, la pompa di calore e così via. Peccato che però non ci sono così tante aziende che operano in questo settore per poter dar seguito a tutte le richieste di tutti gli italiani. È inevitabile, ci vorrebbero decenni prima di riqualificare tutto il parco italiano. Invece abbiamo solo un anno e mezzo. Con questo non voglio dire che sono contro a questo eco bonus del 110%, anzi, assolutamente è un aiuto enorme per le famiglie. Però voglio trasmettere questo messaggio, che bisogna programmarsi. Infatti immagina solo nella tua città. Quante aziende che fanno cappotti conosci? Quante aziende che fanno fotovoltaico conosci? E invece quante famiglie che vorrebbero veramente mettere mano alla casa conosci? Sono molte, molte di più rispetto alle imprese che potrebbero fare i lavori. E quindi questo messaggio vuole essere dedicato sia alle famiglie che hanno intenzione veramente di mettere mano alla loro casa e di renderla più energeticamente efficiente, ma sia anche tutti gli operatori del settore, quindi quelli che realizzano cappotti, serramenti, fotovoltaico, isolamenti dei tetti, pompe di calore, qualsiasi altro tipo di intervento che possa risparmiare sul consumo di combustibile per riscaldare casa, in modo che si possano preparare. Infatti ad oggi, maggio 2020, sappiamo che uscirà questo decreto, mancano le linee guida, ma tra qualche settimana usciranno. Però se tu vai in banca a chiedere ma potete acquistare il mio credito, purtroppo la banca non sa risponderti. Ma non per colpa loro, ma perché non c'è ancora nulla di scritto e nessuna regola. E questo è un grosso problema, perché siamo a maggio 2020, il tutto partirà da luglio 2020, ma a mio avviso, considerando che c'è anche agosto di mezzo, prima di settembre le banche non saranno pronte. Poi arriva l'inverno e molti lavori non si potranno fare. E quindi, detta tra di noi, ci siamo già bruciati il 2020. Quindi il messaggio che voglio mandare oggi è alle famiglie: organizzatevi e prendetevi per tempo. Contattate le aziende con cui volete collaborare, che siano esse del cappotto, del fotovoltaico e così via, e prenotate il vostro posto. Fatevi mettere in una lista d'attesa. Poi magari i lavori saranno fatti nel 2021, ma intanto vi siete fermati il vostro posto. E invece a tutti gli altri operatori del settore, quindi tutte le aziende che rientrano nell'efficientamento energetico, organizzatevi. Anche voi iniziate a raccogliere le richieste, fate i sopralluoghi e create delle liste d'attesa, perché nel momento in cui sarà operativo l'eco bonus del 110% sarà già troppo tardi, e figuriamoci poi quando saranno pronte le banche per la cessione del credito. Quindi iniziate già da subito a organizzarvi per poter aiutare il più grande numero di famiglie possibili.